Hai compreso un po' come funziona questo nostro piccolo computer che abbiamo qua dentro? O meglio, come funziona l'installazione di programmi? Come ti dicevo, avremmo usato spesso la metafora del computer. Lo utilizzo perché è molto calzante. Non a caso ricordiamoci che i computer sono stati creati dagli umani, quindi sono stati creati un po' a nostra immagine e somiglianza e tendiamo a farli diventare quasi sempre, o meglio, sempre più vicini a noi, sempre più simili a noi ora con l'intelligenza artificiale, con i neuroni nei computer, insomma, tutte cose strane che stanno studiando. Quindi abbiamo compreso che c'è una sorta di memoria dove vengono installati dei programmi. Immaginiamolo proprio come un computer. Anzi, voglio iniziare proprio con questa metafora, perché immagina un po' come il computer che hai utilizzato per guardare questi video. La stessa cosa del telefonino, ormai sono fatti un po' come dei computer. Avrai notato che quando accendi il computer vengono fuori delle scritte. Dopodiché, dopo quelle scritte, dove il computer fa determinate cose, arrivano i programmi. Quindi parte Windows, Android per i cellulari, Unix, Linux o chissà quale programma è stato installato nel PC. Però attenzione, prima che partano i programmi, il computer fa già delle cose. Il computer carica degli altri programmi che sono a monte, senza dei quali il sistema operativo e tutti i programmi che sono installati dopo il sistema operativo non possono funzionare. Ok? Quindi ricordiamo questa metafora. Quindi abbiamo detto, noi abbiamo una centralina qui dentro, vediamolo come un vero e proprio computer, dove noi possiamo installare, o meglio, dove qualcun altro installa dei programmi. Possiamo farlo anche noi se sappiamo come fare, ma qui ci arriveremo. Intanto per i primi 7 anni incamera tutto, installa tutto e mette in questo enorme banco di memoria, in questo enorme hard disk che abbiamo dentro la nostra mente. Ma attenzione, proprio come un computer, all'interno della nostra mente non c'è soltanto l'hard disk, ma c'è anche la cosiddetta ROM. Ovvero, tecnicamente vuol dire read-only memory, quindi la memoria a sola lettura, cioè che non si può scrivere. Quindi quelle funzioni che sono messe a monte nella nostra mente, in quanto esseri umani, che funzionano a prescindere da tutto il resto e che funzionano a monte, quindi che si attivano a un livello più elevato, dopo i quali possono funzionare tutti gli altri programmi e i programmi successivi devono rispettare ciò che è scritto nella memoria ROM, cioè in quella più elevata che non si può transigere, che resta lì e non possiamo andare a cambiare. Ora, in quella memoria ROM ci sono diverse funzioni, come le funzioni di sopravvivenza, le funzioni di funzionamento dei nostri organi, c'è registrato il fatto che debba battere il cuore o che dobbiamo respirare o che in qualche modo ci autosaniamo quando ci tagliamo, ci succede qualcosa. Insomma, ci sono quei sistemi di protezione e sopravvivenza, quei sistemi che ci permettono di sopravvivere e di proteggerci da qualcosa che potrebbe farci del male. Ci arriveremo. Per ora comprendiamo che nella nostra metafora abbiamo una ROM, quindi una memoria che è a monte e dove ci sono scritti dei dati ben precisi, e dopo viene la cosiddetta RAM, quindi la read access memory, la memoria dove si può accedere, si può scrivere e di conseguenza si può riprogrammare perché ci possiamo accedere, e in questa memoria vengono installati tutta una serie di programmi, inizialmente dai nostri genitori, dai nostri nonni, dalla scuola, dalla religione, dal sistema. Ma vediamo per adesso qui dentro che cosa ci viene installato e poi capiremo perché più avanti. Abbiamo detto che tutto quello che accade quando siamo piccini viene inserito nella nostra mente. Poi cresciamo, ce ne vengono inseriti di altri. Ogni e qualunque cosa che viene detta, fatta, soprattutto da persone che noi reputiamo di stima per noi, quindi che noi stimiamo, che noi reputiamo importanti per noi, ciò che ci dicono può diventare Bibbia, può diventare un vero e proprio programma.
inizialmente sono normalmente i nostri genitori, ma a volte capita i nonni, quando si trovano persone magari che hanno vissuto più con i nonni che con i genitori, poi diventano gli amici di scuola, il capo del branco diventa colui che se dice una cosa diventa un modello da imitare, poi possono diventare gli idoli, i cantanti, gli idoli televisivi, quelle persone da imitare, quindi quando noi diamo importanza a qualcuno, quel qualcuno inizia ad avere un potere talmente forte su di noi, tanto da poter scrivere nella nostra memoria RAM, nel nostro hard disk, ok? Quindi ricordiamoci, nell'hard disk si scrive, in quella superiore, nella ROM, non si scrive. E questo è importante, perché poi quando andremo avanti, soprattutto nella seconda parte, dove andremo a riprogrammare un po' di cose, allora diventerà più semplice capirlo in base a questa metafora. Ma vediamo uno dei più potenti programmi che ci viene installato sin dall'inizio, nella maggior parte dei casi, non voglio dire ovviamente a tutti, però normalmente, per quello che si vede in giro nel mondo occidentale, e ripeto e sottolineo nel mondo occidentale, perché in altri mondi, cioè in altre parti della Terra è completamente diverso, ci viene installato un programma devastante, ovvero il programma del possesso. Vediamo se ti riconosci in questa scena. Siamo piccini, il bimbo è nato da poco, inizia finalmente a poter utilizzare le proprie mani, i propri sensi, e quindi puoi immaginare che siamo appena nati, siamo venuti al mondo, abbiamo una memoria vuota, cioè dobbiamo scoprire un mondo intero, e quindi non vediamo l'ora di poter fare di tutto, di poter toccare, di poter mangiare, suonare, muoverci, distruggere, aprire, qualunque cosa. Quindi il bimbo ha questa necessità, vuole scoprire il mondo, e allora andiamo, mentre camminiamo a quattro zampe da qualche parte, troviamo la borsa di nostra madre a terra e cominciamo con mettere le mani dentro. In quel momento nostra madre da lontano, no! Tira giù uno strillo, che è una cosa tra l'altro devastante, perché i bambini, se c'è una cosa di cui hanno un'estrema paura, sono i rumori improvvisi e le cadute. Quindi rumori improvvisi e cadute danno paura al bimbo, quindi si becca questo no, fermo, non toccare, è della mamma. No, la borsa non si può toccare perché è della mamma, questo si installa nel bambino, la borsa non si può toccare perché è della mamma, e lo lega a una paura del rumore forte, di questo strillo, e poi ovviamente della faccia incazzata della madre. E allora ricammina altre quattro zampe, magari sta sul divano e trova un oggettino tutto colorato che si accende, e lì comincia a prendere l'iPhone 5 del babbo, e lì il padre, no, lascia il mio iPhone, oddio, questo è di papà, non si può toccare, e il bimbo lì di nuovo lo lascia, e di nuovo va di nuovo ancora sgambettando da qualche altra parte, prende il giocattolo del fratello, e il fratello, no! Quello è mio, lascialo stare! Non lo toccare, è mio! E il bimbo dice, questo è di mio fratello e non lo posso toccare, e dentro di lui forse si chiederà, ma io come lo scopro il mondo se qualunque cosa tocco è di qualcun altro? Quando arriverà qualcosa che posso prendere, spaccare, rompere e giocarci? E allora accade, finalmente, che arriva la mamma e gli dà qualcosa e ti dice, questo è il tuo nuovo giocattolo. E il bimbo finalmente ha qualcosa di suo. E lì, quando lo prende in mano, lo tocca, ci gioca, e dentro di lui gli si genera l'idea. Il primo che me lo tocca, lo uccido. Perché questo è mio. Perché questo è mio. E sarà capitato, forse ad alcuni di voi, magari a chi ha fratelli, che avevate questo benedetto giocattolo, lo prendete, ci giocate, lo smontate, lo spaccate, ci fate quello che volete per qualche ora, forse per qualche giorno, e poi va a finire in un'enorme cesta di giochi dove c'erano tutte le cose passate.
Ma se per sbaglio la sfiga vuole che dopo 5 anni arriva un fratellino nuovo e la mamma va a prendere il vecchio giocattolo che tu non usi da 5 anni per darlo al fratello, che cosa accade? Non lo toccare! È mio! Come tu? Adesso è arrivato il fratello? No! È mio! Questo non si tocca! E poi la mamma magari si incazza pure. Non si chiede come mai il bimbo si comporta così a 5 anni. E lì ci viene installata con questo comportamento reiterato, perché questa solfa l'avremo sentita centinaia di volte, questo non toccarlo è mio, questo è mio, questo è mio, questo è tuo, questo è suo, questo è il tuo, questo è il mio. E di questo mio e tuo è piena la nostra infanzia e la nostra vita. Quante volte ripetiamo durante una giornata il mio, addirittura poi si comincia a dire il mio, il tuo, addirittura sulle persone. E diventa il mio ragazzo, la mia ragazza. Come se la ragazza e il ragazzo diventassero degli oggetti come i pupazzetti che stavano nella tasca dei giochi, nel sacco dei giochi. Però pensaci, perché non è tanto diverso. Il principio e il programma del possesso è lo stesso. Che cosa accade? Mi metto con una ragazza, quindi quella ragazza nella mia testa è mia, è di mia proprietà. E in quanto mia, è solo mia, nessuno la può toccare. Perché ricordiamoci, c'è il programma che dice, appena siamo nati o poco subito dopo, quando qualcuno mi tocca una roba mia, io lo sgozzo o lo uccido, o qualunque cosa malsana che ci sia venuta in mente in quel momento. Quindi che cosa accade? Ci lasciamo con la ragazza, nel frattempo passano anni, noi ce ne facciamo altre 250, lei anche, ma un giorno... caso vuole che la vediamo con un altro. E invece di essere felici per lei, perché finalmente magari ha trovato l'uomo della sua vita ed è vive una vita felice, almeno glielo auguriamo, no, invece no. No, ci monta dentro una rabbia, una tensione, una cosa che ci dice, ma questa, ma lei è mia, perché quello sta lì vicino a lei? Non la vedevamo magari da 5 anni, eh? Questo vale uomini, donne, è la stessa cosa. Quanti di voi si sono mai trovati in una situazione del genere o hanno conosciuto persone che si sono trovati in una situazione del genere? Perché? Perché il programma del possesso, una volta installato, funziona su tutto ciò che noi reputiamo di nostra proprietà. La mente, ricordiamoci, non distingue un pupazzo, una Barbie da un uomo o da una donna, un gigrobò da una compagna. Per lui è qualcosa che è mio. E da dove ci è arrivata questa roba? Da chi? Normalmente dai genitori. E poi reiterata e continuata a rafforzarsi nel tempo, perché poi ovviamente a scuola questo è mio, questo è tuo, il mio banco, il mio compagno di scuola, il mio quaderno, la mia sedia, il mio insegnante, eccetera eccetera eccetera. Questo mio e tuo diventa un must nella nostra vita. Ricordiamo che questo è uno dei programmi più devastanti all'interno della nostra mente, perché ci costringe a dover rapportarci con il possesso e con la proprietà. Ci arriveremo, perché ricorda una cosa, come nella metafora del computer, è vero che abbiamo detto c'è una memoria di base, una ROM che ci protegge, eccetera eccetera, una RAM dove vengono scritti dei programmi. Ma ricordiamoci sempre una cosa, che quando ci sono dei programmi, c'è anche un programmatore, ovvero colui che ha creato il programma. Attenzione, che non sono i nostri genitori. I nostri genitori sono semplicemente degli utilizzatori, ovvero quelli che sono andati nel negozio, hanno comprato Windows Vista o Windows 8 o quello che sarà nel momento in cui vedrai questo video, hanno comprato il DVD e lo installano nella tua mente, ma il programma l'ha creato qualcun altro con un obiettivo ben preciso, e sarà quello di cui parleremo
più avanti, nei prossimi capitoli. Già nel prossimo capitolo sarà importante per questo. Quindi c'è qualcuno a monte che per determinati motivi, diverso tempo fa, ha deciso di installare un programma che dovesse essere di estrema diffusione, così che venisse installata nella mente delle persone e venisse creato e data estrema importanza al principio del possesso. E qui comincia a formarsi tutta una serie di concatenamenti che potremmo racchiudere sotto il nome di ego. Potremmo definire questa memoria ad accesso, quindi memoria dove vengono installati i programmi, questo enorme hard disk, potremmo definirlo il nostro ego, cioè quello che vuole possedere delle cose. E più possiede e più si sente importante. Da che cosa è mosso l'ego? Sempre nella società occidentale ci sono dei programmi che ci sono stati installati a insaputa dai nostri genitori, perché a loro volta gli sono stati installati a loro. Poi comprenderemo nei prossimi capitoli come sono stati installati, perché non è neanche stata causa dei loro genitori o dei loro nonni a un certo punto, perché a un certo punto è stato creato questo nuovo programma e è stato divulgato gratuitamente in giro per il mondo. E tantissime persone nel mondo occidentale l'hanno preso per loro e l'hanno installato nei loro computer. E questo programma, che poi ha generato la maggior parte dei nostri ego, io parlo sempre la maggior parte perché non sono tutti, ma buona parte nel mondo occidentale ha questi programmi installati. E il programma che spesso funziona in questo nostro grande hard disk che possiamo chiamare ego, è un programma che dice questo. Dice che noi siamo importanti e abbiamo un valore e quindi ci stimiamo se e quando abbiamo tante cose più degli altri. Quindi, non si sa perché, ma abbiamo l'iPhone 3 e dobbiamo comprare l'iPhone 4. Esce il 5 e ci mettiamo in fila, a fare file chilometriche, a comprare l'iPhone 5. Per fare cosa? Perché continuiamo a spendere soldi, a fare file per avere l'iPhone 5, l'ultimo alla moda, lasciando nel cassetto il 3 e il 4? Per fare cosa? Non per usare le sue più potenti caratteristiche, perché è più potente, perché non riuscivamo a fare delle cose con quello vecchio, ma semplicemente per fare quello che facevamo prima con quello vecchio. Cioè continuare a giocare a Angry Birds, mandare 4 messaggini su WhatsApp e forse vedere le ultime cose che sono accadute su Facebook. E ti serve l'iPhone 5 per fare questo? Basta un telefonino da 50 euro per fare questo, ma vuoi essere lo sfigato col telefonino da 50 euro? No, ti serve l'iPhone 5. Perché fa figo? Ricordiamoci, il programma funziona così. Siamo importanti e valiamo e abbiamo un valore per noi stessi e per il mondo se abbiamo più degli altri. Se vinciamo nelle competizioni, se abbiamo uno status sociale più elevato degli altri, se gli altri ci danno un valore e ci apprezzano. Ma ricordiamoci che gli altri hanno gli stessi programmi. Quindi come fai ad apprezzare qualcuno e dargli un valore se ha più di te, se ha uno stato sociale più alto e se possiede le cose più fighe? Ecco perché questa smania ad avere la macchina più bella, ad avere l'ultimo telefonino, ad andare coi vestiti di marca, ad comprare orologi che costano una follia solo per andare a far vedere che ho un Rolex da 20.000 euro al polso, ma alla fine serve sempre solo per guardare l'orario. E se costa 20.000 euro o costa 5 euro, il suo scopo è guardare che ore sono. Ma perché quindi dovremmo spendere, sperperare, perché in quel caso è veramente sperpero,
tanti soldi per un oggetto completamente inutile, perché così noi ci sentiamo più importanti. Quindi tanto più noi spendiamo in beni materiali, tanto più ci diamo un tono. E tanto più abbiamo, tanto più gli altri ci vedono e ci apprezzano. Io posso parlarne di questa cosa perché ci sono cascato pienamente diversi anni fa, quando da sfigato sono diventato miliardario attraverso la mia azienda. Poi li ho persi tutti, ma poi capiremo perché. Però in quel periodo ero quello che, da bravo sfigato, mi facevo forte dei soldi per darmi un tono, e quindi sempre le macchine belle, le moto belle, la grande casa, l'orologio al polso bellissimo, costoso, si sperperava nei ristoranti migliori, nelle cene migliori, con gli amici si buttavano soldi a destra e manca, e ho sperperato milioni e milioni di euro. Ma in quel momento io mi sentivo qualcuno e gli altri me lo confermavano. Perché ti invidiavano, perché dicevano guarda che figo quello lì che c'ha tutte queste cose. Poi oggi che cosa si fa? Si crea subito questo ai bambini. E quindi le mamme molto spesso fanno a gara a far vedere che il suo bambino è più figo degli altri. Quindi lo devono vestire tutto firmato, deve avere lo zaino più figo, il telefonino più figo, magari trovi i bambini a 7 anni con un iPhone. E perché così le altre mamme possono essere invidiose, possono darti un valore in più. E i bambini come crescono? Quelli che ce l'hanno, l'iPhone a 7 anni, si sentono fighi perché loro hanno di più dell'altro, quindi hanno vinto una competizione perché io ho vinto, io ho di più di te, tu non ce l'hai, questo è mio e non è tuo, io ce l'ho e tu non te lo puoi permettere, io sono figo e tu no. E quell'altro, il bambino dall'altra parte che non ce l'ha, come si sente? Uno sfigato. E cresce col fatto io non valgo niente perché non possiedo, perché ho meno degli altri, perché tutto il contesto non mi apprezza perché ho meno. E così diventa un cane che si morde la coda, un circolo vizioso che cresce sempre di più. Conosci qualcuno che sta all'interno di questo circolo? Conosci qualcuno nel mondo che ti circonda, che vive con questo programma sempre attivo? C'è gente che ha già ottenuto tutto nella vita, può veramente permettersi di tutto, ma continua a dover lavorare, impegnarsi, stressarsi per accumulare ancora di più. Non si sa per cosa, perché poi ci sono cose che si accumulano e non si usano. E ci renderemo conto anche di questo più avanti. Ma ho detto la parola stress. E qui cominciamo a comprendere già una cosa che poi capiremo meglio nel prossimo capitolo. Perché il programmatore ha voluto creare un programma così diffuso, gratuito, così che tutti se lo potessero installare nella mente, che creasse un ego del genere? Perché vuole e voleva montare un sistema per cui noi dovessimo essere alla continua smania e ricerca di ottenere, di possedere, di vincere, di competere, di essere diversi uno dall'altro, di cercare di essere migliori uno dall'altro, di sembrare più fighi, di acquisire un livello nella società sempre più alto? Perché ha dovuto creare un programma del genere? Facciamoci questa domanda. E se ti viene la risposta, scrivila sempre qui sotto nei commenti, perché mi interessa poter dialogare con le persone che ascoltano e che vedono questi video, perché sennò così parlo soltanto io. Invece mi piace quando commentate e mi raccontate il vostro. Quindi ditemi un po', scrivete qui sotto nei commenti, su YouTube prima di tutto, perché secondo voi è stato distribuito, creato e distribuito gratuitamente nel mondo occidentale un programma che abbia voluto installare nelle nostre memorie un ego che funzioni in questa maniera? Pensaci un attimo. Perché così non sarai mai soddisfatto abbastanza. E non essendo mai soddisfatto abbastanza, dovrai sempre inseguire qualcosa.
e il non raggiungere qualcosa ti genererà stress. Ricordiamo, lo stress è la causa di tutti i mali. Ma sai che cosa accade quando le persone vengono stressate? Sai cos'è lo stress fisicamente, tecnicamente? Ora te lo spiego così, mettiamo un tassellino in più e cominciamo a comprendere meglio come siamo fatti. Abbiamo parlato della ROM, giusto? Questo sistema di protezione. Ora, questo sistema di protezione ha un programma installato a monte che funzionerà sempre e che viene sin dall'inizio dei tempi ed è fa parte del nostro cervello rettile, quindi è installato e creato proprio all'inizio, da quando eravamo forse ancora scimmie, ammesso che lo siamo state. Ed è un programma che in inglese viene chiamato delle 3 F, ovvero Flight, Fight or Freeze, che in italiano vuol dire vola, flight, fuggi, combatti o ti paralizzi, ti freeze, ti congeli, ti agghiacci, ti congeli. Quindi, combatti, fuggi o ti congeli. Ora, questo programma funziona ed è stato installato a monte quando siamo arrivati su questa terra per un semplice motivo, per scampare ai pericoli. È un programma che hanno tutti gli animali. Funziona in tutti gli animali più o meno nella stessa maniera. Quindi che succede? Se una gazzella vede un leone, la gazzella sta mangiando, sta brucando l'erba tranquillamente, la gazzella si rende conto con i suoi sensi che c'è il pericolo, vede il leone o lo percepisce e in quell'istante, senza starci a pensare due volte, parte il programma delle 3 F, ovvero la gazzella decide di scappare. Certo, perché non è che può stare a ragionare col leone o a combattere con il leone, né tantomeno congelarsi, perché il leone la fa fuori in un attimo. Quindi sceglie istantaneamente qual è il mezzo migliore, quale delle 3 F deve far funzionare, decide di fly, di scappare, e parte come una gazzella, si chiama una gazzella apposta, e schizza via come una gazzella. E il leone la insegue, se ci riesce mangia, se non ci riesce s'arrangia e cercherà un'altra gazzella. Ma poi, la cosa interessante è che la gazzella, appena il leone se ne va, smette di pensarci e continua a brucare l'erba, dimenticandosi del leone che l'aveva appena rischiata di mangiare. Ma poi ci arriveremo quando parleremo del funzionamento della natura. Quindi, questo stesso sistema è installato nella nostra mente. Quindi noi siamo i nostri bravi uomini di Neanderthal, abbiamo la nostra brava clava in mano, non sappiamo neanche parlare, vediamo un giaguaro di fronte a noi. E in quel momento il nostro sistema parte in automatico, velocissimo, e prende la sua decisione. Non è cosciente, attenzione, non è l'ego che prende la decisione, né tantomeno ci mettiamo lì a ragionare col giaguaro. Parte immediatamente il sistema rettile che decide se scappare, se combattere o se immobilizzarsi. Scappare probabilmente non lo farà, perché tanto un giaguaro appena lo vede muoversi l'ha già ammazzato. Quindi magari si paralizza, o se nel caso viene attaccato, probabilmente con la clava a clavate combatte col giaguaro. Ma ricordiamoci, è un processo automatico. Ma cosa accade fisicamente nel nostro corpo quando entra in funzione il sistema delle 3 F? Accade esattamente questo. I nostri sensi esterni percepiscono un pericolo. Il pericolo viene trasmesso immediatamente al processore centrale, alla nostra ROM, che mette in funzione il programma delle 3 F. Il programma delle 3 F, sai cosa fa? Attiva nel nostro fisico le ghiandole surrenali. Le ghiandole surrenali sparano in tutto il corpo immediatamente gli ormoni dello stress, il cortisolo. Che cosa fanno questi ormoni? La loro funzione è quella di spostare il sangue nelle parti in cui serve di più in quel momento, ovvero sposta il sangue da qui, ovvero la parte prefrontale, quella che è usata per ragionare, per pensare, per risolvere i problemi, per comunicare, alla parte posteriore del cervello rettile, quella che deve comandare le 3 F, quindi ha bisogno di più sangue, perché in quel momento lei ha bisogno di agire. Quindi, se la vogliamo vedere nella nostra metafora, la ROM ha bisogno di più energia, quindi gli dà l'energia che le serve.
E poi dove le sposta? Le sposta da qui, dal nostro corpo, dal nostro busto, dai nostri organi interni, alle gambe e braccia, perché o dobbiamo correre o dobbiamo combattere. Quindi nel momento in cui entra in funzione il sistema dello stress, noi diventiamo più cagionevoli di salute perché non abbiamo più energia nella parte degli organi, perché tutto è scaricato su gambe e braccia, e diventiamo tecnicamente più stupidi, perché qui arriva meno sangue, qui arriva meno quantità di sangue, quindi non siamo più capaci di risolvere i problemi, non siamo più capaci di avere idee, non siamo più creativi, perché tutto il sangue sta per gestire il sistema dello stress. Ora, questo sistema nasce per attivarsi ogni tanto, perché in teoria non è che abbiamo un giaguaro o un leone di fronte a noi ogni 2 minuti. Questo almeno nell'idea iniziale di quando abbiamo creato all'interno di noi il sistema delle 3F, ok? Che succede però? Che nel mondo odierno, attraverso quel programma che ci è stato installato dell'ego, quindi della competizione, dell'ottenere, eccetera, eccetera, noi siamo sempre sotto stress, perché lo stress ci viene dato dal capo, che magari non ci dà il rispetto che noi chiediamo, dalla compagna o dal compagno, perché magari ha fatto chissà che cosa, dai figli, dal vicino di casa che fa casino, da quello lì che mi ha tagliato la strada, dal DSL che non funziona, da quello lì che mi ha scritto una cavolata su Facebook, o chissà che altra cosa. Tutto questo oggi ci genera stress. E per la nostra mente, il messaggio su Facebook che ci ha fatto girare le scatole o il giaguaro sono la stessa cosa, perché il sistema dello stress entra in funzione comunque. Quindi ci ritroviamo perennemente con questo sistema attivo, causando 2 grossi problemi. Uno, il sistema dello stress delle ghiandole surrenali non è fatto per stare in funzione 24 ore al giorno, quindi dopo un po' si stressa anche lui e genera disfunzioni fisiche. Non solo, avendo sempre energia su gambe e braccia, diventiamo più cagionevoli, quindi più siamo stressati, più stiamo male. Gastriti, cistiti, malattie varie, influenze, eccetera, eccetera, eccetera. In più, da notare, hai mai sentito persone che dicono: cavolo, sto stressato, devo andare in palestra a scaricare, oppure devo andare a correre così scarico? Ecco, che vuol dire scarico? Scarico quell'energia che sta su gambe e braccia, che dovrebbe essere per combattere o fuggire, invece noi stiamo dietro a un computer a rispondere a Facebook perché ci stanno girando le balle. O perché stiamo lì dietro a un computer perché c'è il nostro capo di fronte o il nostro collega d'ufficio che ci dà fastidio. Quindi abbiamo il sistema di stress attivo, ma non può combattere o fuggire, e quindi c'è questa energia stantia in gambe e braccia, quindi la sera dobbiamo andare a scaricare in palestra, a andare a correre. Infatti non a caso le palestre spesso e volentieri sono una dei raggruppamenti di maggior gente stressata in assoluto, proprio perché c'è questa cosa fisica, cioè si sente la necessità di dover scaricare. E questo è il primo problema, quindi diventiamo più cagionevoli, abbiamo tutta questa energia sprecata su gambe e braccia che dobbiamo buttare. Ma il secondo grosso problema è che non siamo più capaci di pensare, non siamo più capaci di avere idee valide, non siamo più capaci di risolvere dei problemi. La capacità del problem solving, la risoluzione dei problemi, la capacità creativa, la capacità di creare nuove idee, la capacità di generare nuovi obiettivi, di ottenere qualcosa di nuovo, di creare delle nuove cose che potrebbero farci star meglio, è prerogativa della parte prefrontale, quella da cui il sangue viene tolto per portarla dietro. Quindi, perché hanno voluto creare un programma affinché noi non pensassimo e ci preoccupassimo semplicemente di correre dentro una sorta di ruota del criceto, ad inseguire dei falsi ideali che ci hanno fatto credere ci daranno maggior valore e quindi ci miglioreranno? Perché tutto questo? E di questo ne parleremo approfonditamente nel prossimo capitolo. Fatto sta che ora comprendi come
abbiamo un ego, che nella maggior parte dei casi è formato da questi programmi anche, abbiamo una parte ROM, dove ci sono questi sistemi di protezione, e poi abbiamo qualcuno che ha programmato dei programmi che ci sono stati installati. Attenzione! Nella ROM, nella parte di protezione, esiste, sempre all'interno del cervello rettile, un programma a monte di tutto, quindi ancora più in alto delle 3F, che è quello del dolore-piacere, o piacere-dolore, come si vuol dire. Quindi è un programma che, come primo obiettivo, ci vuole far allontanare dal dolore. Quindi farà di tutto per farci allontanare da un dolore. Quindi nel momento in cui noi proviamo un dolore, questo programma entrerà in funzione in maniera tale che quella stessa cosa non dovrà più generarci quello stesso dolore. E quindi tenderà ad allontanarsi da qualunque situazione che potrebbero in qualche modo richiamare o rigenerare lo stesso dolore. Poi, se ha tempo, e quindi se non ha dolori da cui allontanarsi, tenderà a raggiungere il piacere. Ora, se nella nostra vita i dolori iniziano a diventare la mancanza di denaro, la mancanza di possesso, la mancanza di vittoria in una competizione, la mancanza del raggiungimento dello status sociale che ci eravamo prefissato, la mancanza del fatto che lui ce l'ha e io no e perché sono così sfigato. Quindi nel momento in cui tutto questo ci genera dolore, il programma primario, primordiale, farà di tutto per allontanarsi da quello. E quindi creerà azioni per cercare di ottenere di più, così da non avere quel dolore, da sentirsi più figo, così da non ottenere quel dolore, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo, forse, si potrebbe pensare al raggiungimento del piacere. Attenzione, quel programma installato dell'ego, ottenere di più, raggiungere di più, eccetera, eccetera, non ha una fine. È continuo. Quindi non è un io sarò felice quando avrò la Ferrari, perché nel momento in cui raggiungerò la Ferrari ci avrò giocato qualche mese e poi sarò di nuovo infelice perché voglio la Lamborghini e così via. Quando avrò la donna bella ne vorrò una più, che ne so, più bella o più porca o chissà che cosa e così via. Idem ovviamente per le donne. Quindi abbiamo un programma che ci ha generato un ego che è stato fatto in modo tale per non farci pensare e che abbia una sorta di funzione continua, così che noi continuiamo a correre dentro una ruota di un criceto senza arrivare mai, muovendosi, correndo, affaccendandoci, stando sempre però sullo stesso posto e nello stesso tempo non avendo il tempo neanche di pensare, di evolverci, di raggiungere il piacere, di stare bene, di goderci la vita, di aiutare gli altri, di far star meglio questo mondo, di migliorarlo. Stiamo scherzando, tutte queste robe ci pensiamo dopo, se e quando avremo ottenuto quello che vogliamo, saremo più bravi, saremo più fighi, eccetera, eccetera, eccetera. Quante persone conosci che funzionano così? O forse anche tu ti ritrovi in questa ruota del criceto? Beh, sappi che se ci stai dentro, o se hai persone che hai a cuore che ci stanno dentro, la buona notizia è che tutto quello che sta nella parte RAM, nel nostro hard disk, può essere riprogrammato. Quindi, pur rispettando i nostri sistemi di allontanamento del dolore, raggiungimento del piacere, pur rispettando le nostre 3F, sappi che tutto il resto può essere riprogrammato. Ma con delle condizioni e con delle consapevolezze importanti. E una delle consapevolezze più importanti è che l'ego non è cattivo. L'ego non è né buono né cattivo. L'ego non è qualcosa che lavora contro di te, che deve essere abbattuto, deve essere tolto. L'ego non ha soltanto questa funzione dell'acquistare, ottenere, possedere, vincere. Ha anche tantissime altre funzioni. Non c'è da pensare di dover distruggere l'ego, di doverlo combattere, di dover vincere, ma è una cosa abbastanza ovvia da pensare perché noi abbiamo uno stesso programma all'interno dell'ego stesso che dice quando c'è qualcosa che non va, noi dobbiamo combattere, superarla e vincerla e ottenerla.
Quindi se c'è qualcosa dentro di noi che in qualche modo non ci piace in tutto questo sistema o che in qualche modo ci fa star male, a volte, e lo vedo a volte addirittura dentro i terapeuti, che tendono a prendersela con l'ego e dice questo ego brutto e cattivo lo dobbiamo ammazzare, lo dobbiamo togliere, lo dobbiamo dimezzare, lo dobbiamo uccidere, lo dobbiamo togliergli il potere. Ora ricordiamoci che l'ego siamo noi. L'ego è una parte di noi. Quindi ricorda che è una parte che comanda comunque le tue funzioni. Comanda il tuo corpo, comanda il tuo corpo, la tua macchina, ricordiamoci, all'interno della centralina. Quindi nel momento in cui qualcuno da fuori tenderà a manipolare qualcosa che sta dentro, indovina un po' cosa entra in funzione? Entra in funzione il sistema di protezione, che serve a proteggerci dal nostro funzionamento ed equilibrio. Quindi che cosa farà? Appena qualcuno, a volte anche noi stessi, tenderemo di abbattere quello che noi crediamo sia sbagliato, il sistema di protezione farà partire le sue armi di protezione. A volte ci depisterà, a volte ci manderà dei falsi obiettivi, a volte si rinchiuderà nel suo bunker che si è creato per evitare che qualcuno gli faccia male o che qualcosa del passato possa riaffiorare e rifargli male. Su questa cosa l'approfondiremo bene nella seconda parte, quando andremo a ragionare sulla riprogrammazione, ma volevo accennartela adesso. Spero tu abbia compreso un po' meglio come siamo fatti, come siamo costruiti, come vengono installati i programmi e dove e quali altri programmi ci sono nella nostra mente. Un po' come funzioniamo. Attenzione, qui abbiamo parlato in maniera molto breve, molto semplice, ma per adesso mi interessava farti notare il programma dedicato al possesso e all'ego. Ne scopriremo tanti altri, ma sarà a mano che andremo avanti. Perché proprio da questo programma del possesso, dell'ego e dello stress che questo genera e della volontà di non farci pensare, sarà il tema del prossimo capitolo e dei prossimi capitoli, dove comprenderemo chi, e ti dirò nome e cognome, ha programmato tutto questo, per quale motivo e pagato da chi. Ma tutto questo lo scopriremo nel prossimo capitolo. Quello che ti chiedo, se ti sta piacendo quello che stai ascoltando e in qualche modo vuoi poter ottenere sempre di più, vuoi che tutto questo progetto di formazione si sviluppi in maniera sempre più veloce, sempre più approfondita, ti chiedo semplicemente di condividerlo, di parlarne con gli amici, di mandarlo via mail, di condividerlo su Facebook, anche non soltanto una volta, più di una volta. Così più lo condivideremo, più in qualche modo sempre più gente si avvicinerà a queste tematiche. E più riuscirò a diffondere queste informazioni, soprattutto le prossime, a sempre più persone, perché nelle prossime ci saranno tutte quelle illusioni che ci hanno infilato nella mente, tutti quei programmi che ci hanno raccontato, tutte quelle bufale che ci hanno detto, e sarà in maniera estremamente dettagliata, di cui poi potrai andarti a fare le tue verifiche, ma pian piano ci renderemo conto dell'ambiente in cui viviamo. Questo è importante, perché grazie all'ambiente in cui viviamo possiamo poi capire come andarci a riprogrammare, perché non è così semplice riprogrammare, dobbiamo prima capire le motivazioni, il perché e i come, poi dopo potremo anche andare a cambiare le cose se necessario, o semplicemente a diventarne consapevoli. E già questo sarà un passaggio fondamentale, perché la consapevolezza spesso è già il passo, il salto al livello successivo, al nostro gradino successivo di evoluzione. Quindi ti chiedo semplicemente di condividerlo, di lasciare un messaggio qui sotto, soprattutto su YouTube. Se lo stai vedendo su Facebook, va su YouTube e magari lascia un commento qui sotto. Iscriviti al canale YouTube che sta qui sotto, c'è scritto iscriviti, così puoi essere sempre aggiornato su tutte le novità che faremo. E poi ti chiedo di andare su saltoquantico.org, che è il dominio dove ci sono tutti i video,
e sulla parte sinistra in fondo trovi una casellina dove puoi lasciare la mail. Se lasci lì la mail verrai aggiornato ogni qualvolta usciranno i nuovi capitoli, così potrai essere il primo a poterlo vedere, condividere e magari commentare, così da poter cominciare un dialogo. Tra l'altro, se vuoi, sempre qui nella descrizione su YouTube trovi la mia fanpage, quindi puoi scrivermi direttamente da lì se vuoi comunicare con me. La mia idea è quella di poter avere una comunicazione ambivalente, quindi non soltanto io che parlo a te, ma anche tu che puoi parlare a me in qualche modo. Quindi lo puoi fare commentando, se mi vuoi scrivere in privato, mi vuoi raccontare qualcosa, vuoi qualche consiglio, sentiti libero di farlo. E ovviamente se ti va di supportarci, sapendo che questo progetto sarà sempre completamente gratuito, se ti va di supportarci con una donazione è ben accetta. Questo progetto, per quanto gratuito, comporta tempi, comporta risorse, comporta studi, comporta persone che danno una mano per fare tutto questo, e soprattutto molte informazioni si trovano in corsi che a volte vanno fatti all'estero e che costano, quindi più si riesce a ottenere, più si riesce a dare. Vorrei un giorno diventare una sorta di Robin Hood della formazione, che prende dai ricchi per dare a tutti, quindi raccogliamo la formazione globale e la condividiamo completamente in un mondo in cui ormai la condivisione è assolutamente fondamentale. Poi, andando avanti nei capitoli, comprenderemo come la condivisione davvero è uno dei punti fondamentali per un'evoluzione della nostra specie in questo periodo. Quindi, se ti va di donare qualcosa, anche una piccola cifra, 5, 10, 100, 1000 euro, qualunque cifra va benissimo. Se ti senti e pensi che tutto quello che stai ascoltando abbia un valore, beh, sentiti libero di donare quello che tu pensi che valga tutto questo. Potrai donare quando vorrai, potrai donare ogni volta, potrai donare una volta soltanto nella tua vita, potrai non donare mai. Questa è una tua scelta. Sai che c'è un vecchio detto che dice: quando dai con una mano, ricevi con due. E io sto dando con tutte le mie due mani. Non pretendo e non voglio che mi venga dato indietro. Ma se risuona dentro di te e senti di volerlo fare, fallo e sarà sempre ben accetto. E per questo c'è il sito, e lo vedi apparire qui sotto. Quindi non mi rimane che ringraziarti per aver seguito questo lungo capitolo, spero di averti aperto un po' più gli occhi su come siamo fatti, e ci vediamo al prossimo capitolo. Grazie.